caldo accogliente grembo materno, il pulo, con le sue mille forme di vita, con i suoi profumi, con le atmosfere magiche della notte, è pronto ad accogliere anche in questa stagione estiva 2010 visitatori sempre più attenti e consapevoli all'interno del progetto Notturno al Pulo. Ai nostri microfoni la responsabile di Archeo e Club, associazione che fa parte del consorzio Polie, Betta Mongelli. Estate 2010 riparte la scommessa di Polie. L'anno scorso col progetto Nel grembo della Grande Madre, i pleniluni raccontano il pulo, abbiamo riaperto la dolina in notturna in questa magica atmosfera alla città. La riapriamo anche quest'anno. Notturno al Pulo è un programma di tre iniziative. La prima è quella di stasera, una ricerca di tipo antropologico che diventa poi una pièce teatrale in cui si parla dell'antica scienza medica popolare. Il 21 agosto avremo ospite il gruppo del Carro dei Comici con 600, uno spettacolo che ricorda le vite dei grandi autori, dei grandi pittori del 600 appunto. Il 17 settembre qua giù in dolina lo spettacolo Storia della Geisha Butterfly. E a giudicare dall'affluenza che abbiamo avuto stasera, a giudicare dal numero grande di adulti, di bambini, di gente di tutta l'età che sta affollando, come avete visto, il piazzale del Pulo, forse la scommessa sarà vincente anche quest'anno. Il Consorzio Polie sta mettendo in campo tutte le sue risorse, tutte le sue energie, tutta la sua passione per questo ambiente, per questo territorio che restituisce di giorno in giorno alla città, questo territorio fragile, questo territorio delicato per il quale occorre progettare iniziative rispettose dell'ambiente, iniziative che prevedano un ritorno della gente appunto nel grembo della Grande Madre, ma che sia un ritorno attento alla bellezza, un ritorno che possa fare uscire poi dalla dolina carichi appunto di bellezza.